Ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Allora, in questo video, in collaborazione con la ditta La Femme, vi faccio vedere quello che mi hanno inviato. Allora, mi hanno inviato intanto due di questi guanti per manicure senza acqua e vi vado a leggere direttamente dal sito, così non sbaglio. Allora, manicure waterless, quindi sono dei guanti emollienti e vengono venduti in box da 25 paia e vengono 42,90 euro. Allora, i guanti contengono una crema emolliente di origine naturale che vi permetterà di eseguire un servizio completo di manicure ammorbidendo la cuticola ed idratando la pelle senza più dover utilizzare acqua o ulteriori prodotti. Ha inoltre proprietà antibatteriche, antifungine, antisettiche, cicatrizzanti e rigenerative. Quindi sono fatti di creatina vegetale e burro di karité, oltre ad contenere anche vitamina E, quindi devono essere fantastici. Ora io li apro così vediamo insieme. Li volevo utilizzare in un video per la manicure al mio compagno, però sono troppo curiosa anche perché profumano da morire. Sono fantastici. Ah, vedete? Ora non li sto ad aprire, però dentro praticamente c'è tutta, che profumo buonissimo. Crema. No, il profumo, ragazzi, è fantastico. Peccato che non lo potete sentire. Però comunque non lo voglio sprecare, quindi lo utilizzerò prossimamente. Eccolo qua, vedete, è pieno di crema di karité, burro di karité, quindi si inserisce la mano, si lascia agire e dice che è una cosa strepitosa. E c'è sia per manicure sia che per pedicure. Quelli per pedicure li voglio acquistare perché andando verso l'estate, insomma, i piedi giustamente stanno più aperti e quindi è bene che siano sempre idratati e sempre perfetti. E nel frattempo vi dico anche per la pedicure, e datemi un attimo che ve lo dico direttamente qui dal sito. Comunque io vi lascio come sempre il link giù nell'info box. Anche quello per i piedi sono sempre 25 paia e sempre a 42,90 euro. Sempre stessa cosa e sono curiosissima di provarli. Comunque qua vi farò, se vi va, un video e vi farò vedere magari il prima e il dopo, se si può vedere bene insomma dal video, e poi vi dirò le mie impressioni. Comunque il profumo, ragazzi, è fantastico. E poi mi hanno inviato la lampada. Allora, vediamo se riesco a stringere un po'. Eccolo qua. La Sunny, la loro lampada, eccola qui nella scatola, arriva così. Allora, eccola qua, insomma, dicevo, scusate, e la lampada, ora la apriamo insieme. Questo è il sopra con la sua base calamitata. Qua librettino delle istruzioni e poi dentro c'è la scatolina con la sua presa per la corrente. Allora, eccola qua, vediamo un po'. Allora, intanto la cosa bellissima di questa lampada, che in confronto ad altre lampade che non sto a fare nomi, i suoi 48 watt sono 48 watt, nel senso che non sono depotenziati come altre lampade, ma sono veri, quindi sono 48 watt veri. Ha sempre le solite funzioni, quindi i 5 secondi, 30 secondi e i 60 secondi. Allora, se noi teniamo premuto il tasto on off, la lampada rimane accesa per 120 secondi. Se noi teniamo premuto il tasto on off per 2 secondi, la lampada va in versione soft. In versione soft, che come è scritto nel sito, la consigliano per quando si usa dei gel costruttori che bruciano. E quindi
è meglio utilizzare la versione soft in modo da sentire meno calore. Allora, questa è piccola, nel senso che è comodissima, non vi ingombra, una mano alla volta, il pollice comunque sia da solo, io lo faccio sempre da solo. Ha la sua pellicola blu che io sinceramente, come nell'altra lampada, l'ho tolta dopo un po' di tempo, quindi la potete benissimo lasciare, poi quando vedete che chiaramente i gel colano e quindi è normale che si vada a macchiare o comunque andare dei colori o il gel, andate a toglierla e comunque avete sempre una superficie nuova. In più tanto poi la potete anche rigirare, andare a togliere, quindi anche di qua poi rimarrà sempre comunque pulita. Voi comunque cercate di toglierli il più possibile quando vedete che insomma cade del gel, cola del gel o cola del colore. Allora ragazzi, scusate ma si era staccato un po' il tutto. Allora, continuo a dirvi che il vantaggio della Sunny, come più di altre lampade simili, diciamo, è firmata la FEM. Questo significa che in caso di qualsiasi guasto, di qualsiasi problema, l'assistenza clienti è diretta e quindi è molto più rapida e veloce. E questa non è una cosa da poco, perché qualsiasi problema, io per esempio ne ho due, però comunque sia, se una vi si rompe o avete qualche problema, è anche una buona cosa sapere che come assistenza sono molto rapidi, e questa penso che sia una cosa fantastica. Io la proverei anche ad accendere, anche se comunque sia, bene o male, vediamo un po', qua dietro c'è il cavetto, eccolo qua, vado ad attaccarla. Ok, allora aspettate che vai, eccola qua, quindi si accende nel momento che inserite la mano. Allora, se io la tengo premuta per 2 secondi, entra in funzione soft. Ok, tolgo. Se invece la lascio accesa così, dura 120. Poi ci sono le varie funzioni: 5 secondi, 30 secondi e 60 secondi. Se invece voi non azionate niente, inserite la mano, durerà comunque 120 secondi. Eccola qua. Ve la rifaccio vedere dentro. Questi che sono molto importanti, soprattutto quando andiamo a per il pollice. Ora vi spara flash. Per il pollice, che comunque io lo faccio sempre catalizzare da solo, però comunque sia vi asciugherà tutti questi diodi qua, il gel anche nei punti laterali delle unghie. Allora, ripeto che vi lascerò il link del tutto, della lampada e dei guantini e anche di quelli per la pedicure. E poi comunque sia io vi farò sapere come mi sono trovata con questi guantini, perché da quanto so sono veramente, ripeto, fantastici. Allora, la Sunny è in offerta, anziché 59,90€, 43,54€. In più sapete che se vi iscrivete nel loro sito avete il 10% di sconto. Io giù in basso vi lascio comunque il codice sconto del 10%. In più, se vi iscrivete anche al loro canale Facebook, loro ogni tanto fanno delle promozioni del 30, del 40%, quindi ne vale la pena, perché ogni tanto veramente, l'altra volta c'era lo sconto del 40% sui colori e fatto scorta, e quindi vi lascio insomma comunque tutte le informazioni giù nell'info box. Ora la stacco un attimo, ve la faccio rivedere. Eccola qua, UV LED, bellissima. E mi raccomando, quando andate a pulirla fuori, quello che consigliano, mai con né alcol né solventi né niente, quindi un panno umido, ma proprio umido, e tanto per togliere la polvere,
Dentro io ci spruzzo il disinfettante o il cleaner per togliere sia la polvere e il disinfettante per disinfettare, però tolgo questo e vado a disinfettarlo e poi lo reinserisco. Mi raccomando. E niente ragazze, spero che questo video vi sia stato utile. Se la volete acquistare, se l'acquistate, se l'avete già, scrivetemelo sotto. E vi mando un grande bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!